Tabii ki. Vedo i miei figli al sicuro e penso a quei bambini morti in mare. I figli di Burcu giocano a riva di un mare calmo. Quanto è lontana la spiaggia di Cutro con le sue onde e i suoi morti. Scendono da quella montagna. Da quel giorno nessun'altra partenza. Quel giorno, il 22 febbraio scorso, quando dalla montagna sono scesi i 180 poi naufragati a Cutro. Per raggiungere questa spiaggia di Shashme, come quei migranti anche noi siamo partiti da Istanbul. Un viaggio infinito verso sud-ovest con i minareti che a poco emergono dal buio. Questo ponte ha chiamato col nome del Bosforo. 3 ore per Izmir, poi ancora più giù alla ricerca di quel bosco di cui hanno parlato tutti i sopravvissuti. Ore al buio, arrancando con bambini e valigie per raggiungere la spiaggia. Il bosco è quello di Zeytinli, che corre accanto alla vecchia strada per Shashme. Per muoversi quassù fra gli alberi certamente avevano bisogno di una guida. Senza guida, ore di indicazioni per strada. Fino alla dritta giusta, fino a quella che doveva essere la spiaggia della speranza. Una volta i migranti sono rimasti 2 mesi sulla montagna. Ero io a sfamarli. I trafficanti pensano solo ai soldi. Spesso dalla baia vicina li sbarcano qui, facendogli credere che sono arrivati in Grecia. Burcu ne ha viste tante, ma una cosa non dimenticherà mai. I bambini affamati, addosso vestiti strappati, una ferita per l'umanità.